tanto che il dottore uscisse dicendo che papà sta meglio. È vero, tu hai cercato di avvertirmi ieri sera, ma io ho continuato a dormire. Pompon, sta buono, lasciami dormire. Che cosa c'è, Pollyanna? Oh, zia, ecco io sono... Su, Pollyanna, vieni con me. Andiamo a bere un po' di latte, coraggio. Bevilo da brava e fatti forza. Se io mi fossi accorta prima della malattia di papà, forse adesso lui non sarebbe così grave. Non è vero, zia? È tutta colpa mia. Non devi nemmeno pensarlo, Pollyanna. È così. Ti sei sempre preoccupata che papà prendesse regolarmente le sue medicine e quindi non hai proprio nulla di cui rimproverarti, tesoro. Non devi disperare, Pollyanna. Il dottor Harry mi ha detto che nonostante la malattia al cuore, tuo padre fa di tutto per reagire e che le sue condizioni non sono disperate. Ascolta, Pollyanna, l'unica cosa che tuo padre vorrebbe in questo momento è che non ti preoccupassi per lui e che non ti perdessi d'animo. Adesso la miglior medicina per lui è sentirti gioiosa e piena di vitalità, come sempre. Prometti che lo farai, vero, Pollyanna? Ci proverò, zia Molly, se questo può servire a far guarire papà. Coraggio, allora, bevi il tuo latte prima che diventi freddo. Ma certo, zia Molly. È stata la zia Molly a prepararla. Prova a sentire che buon profumino. Come sempre ci è stata molto vicina, Mrs. White. Le dobbiamo molto. È vero, hai proprio ragione, papà. Dici davvero? Avevo avuto l'impressione che la zia fosse una persona dura e difficile da accontentare. E invece ho scoperto che è molto gentile e premurosa verso di noi. È vero, e sono contento che l'apprezzi. Ha detto che verrà ogni giorno per vedere come stai e che pregherà il Signore perché tu possa guarire e ristabilirti il più presto possibile. Allora dovrò fare il possibile per guarire prestissimo e non dare tanti fastidi a Mrs. White e a te. Proprio così, papino. Adesso mangia qualcosa, così riacquisterai le forze. Coraggio. Pollyanna, ti ringrazio. Sei molto gentile, ma non mi va proprio di mangiare oggi. No, papà, così non va. Se non mangi, come farai a rimetterti in piedi? Sono certo che se riposerò un po' riacquisterò le forze e allora sarò in grado di mangiare, Pollyanna, vedrai. Come vuoi. Da quel giorno divenni un'infermiera molto coscienziosa. Ma purtroppo le condizioni del mio povero papà non sembravano migliorare. Ecco. Bene, io ho finito. E tu a che punto sei? Ho finito anch'io. Possiamo andare allora? Sì. Ecco fatto, zia Betty. Ah, bene, siete state brave. Anch'io ho quasi finito di lavare. Sei stata molto gentile a venire, zia Betty, grazie. Lo faccio volentieri. E poi il comitato serve proprio per dare un aiuto alla gente in caso di bisogno. Ma le condizioni di tuo padre mi fanno stare in ansia, Pollyanna. Sta facendo molta fatica a riprendersi. Papà non vuol mangiare quasi niente, per questo non riacquista le forze. E io non so proprio più che cosa fare. Quando una persona è costretta a letto è normale che perda l'appetito. È vero, anche a me è successo quando ho preso l'influenza. Se soltanto ci fosse un modo per aiutarlo. Ah, ho trovato! Eh? Quando ero a
malata prepararono il mio piatto preferito, così mi tornò l'appetito e poi mangiai di tutto. Che cosa è il tuo piatto preferito? Qual è la cosa che tuo padre preferisce? Dunque, vediamo, la cosa che mangia più volentieri è... Ho trovato le fragole! Mio padre va matto per le fragole, evviva! Bene! Purtroppo, bambine mie, non credo che questa sia la stagione delle fragole. Mio fratello mi ha detto di averne trovate moltissime nel bosco, soltanto che alcune erano ancora un po' acerbe. Andrò anch'io nel bosco. Se riuscirò a portargli delle belle fragole, papà ne sarà felice. Pensavo con gioia mentre correvo trafelata verso il bosco. Ehi, Pollyanna, non correre così! Aspettami, Pollyanna! Un orso nel bosco? È incredibile. Già, mio marito mi ha parlato di un grosso orso che si aggira nei boschi qua attorno. Ecco, prenda, reverendo. Mille grazie, signora. Mrs. Royce, sa dove è andata Pollyanna? Credo sia andata a raccogliere le fragole. A raccogliere le fragole? Ecco, lo sapevo, Pollyanna è la solita ragazzina sventata. Oh, non direi che sia sventata, Mrs. White. Lei crede? Pollyanna vuole raccogliere delle fragole per il pastore, nella speranza di fargli tornare l'appetito. Pare che lui sia molto goloso di fragole. Mi sembra una buona idea, non le pare, Mrs. White? Beh, sì, certamente. Ah, eccole! Oh no, queste non sono fragole. Tu le hai trovate? Non ancora. Forse dovremmo chiedere a tuo fratello dove le aveva raccolte. Può darsi che abbia detto una bugia e che qui le fragole non ci siano affatto. Probabilmente le stiamo cercando nel punto sbagliato, ma sono sicura che le troveremo. Non vedo l'ora di vedere la faccia che farà mio padre quando gliene porterò un cestino pieno. Aspettami, Pollyanna! Ormai è quasi ora di pranzo. Non capisco come mai le ragazze non siano ancora rientrate. Non lo so, ma torneranno sicuramente non appena avranno fame. Il bosco non è molto lontano. Beh, vorrà dire che lascerò loro il pranzo in caldo per quando torneranno. Sì, è la cosa migliore. Oh, reverendo, la prego, non si agiti così, ne farà male. Ora chiamo subito il dottor Harry. Lei stia buono e non si muova. No, non ne ho bisogno. Piuttosto faccia cercare immediatamente Pollyanna e Karin. Non ha detto che nel bosco c'è quell'orso? Oh, signore, lo avevo scordato! Mrs. Royce! Mrs. Royce! Pollyanna. Andiamo anche noi! No, ho paura! Tutto bene laggiù? Siamo salve, Karin! Finalmente ho trovato un bel po' di fragole! Ci è mancato poco che quell'orso non ci divorasse, ma ne è valsa la pena, perché adesso potrò portare le fragole al mio papà! No, no, non faccia così, reverendo! Ma come fa a pretendere che rimanga qui immobile sapendo che la mia bambina può essere in grave pericolo? Io devo fare qualcosa. No, non deve tentare l'impossibile. Se lei dovesse peggiorare, tutto ciò che Pollyanna ha voluto fare per il suo bene si rivelerebbe inutile. Stia tranquillo, mio marito sarà già arrivato sul posto e vedrà che le bambine torneranno sane e salve. Che sta succedendo ora? Oh mio Dio, Pollyanna, Karin! State bene, grazie a Dio. Oh, che paura ci avete fatto prendere. Mi spiace tanto, zia Molly, davvero. Sì, anche a me. Pollyanna! Pollyanna, sei a casa. Oh.
papà! Poliana, tesoro, per il mio bene hai rischiato la vita. Oh, papà, per nulla al mondo avrei voluto farti stare il pensiero, devi credermi. Ora va tutto bene. L'importante è che tu sia tornata sana e salva, bambina mia. Perdonami, papà. Furono momenti terribili. Mi tormentava l'idea che l'ansia che avevo involontariamente provocato a mio padre potesse aggravarne la malattia. Ma papà, grazie alle squisite fragole di Bosco, riacquistò gradatamente l'appetito e con esso le forze. E forse anche la mia allegria contribuì un po' alla sua guarigione. Chissà se questo andrà bene. Zia Molly, è questo? Così non va. Prima bisogna rammendarlo e direi che ha anche bisogno di una lavata e di una stirata. Ah sì, va bene. Dammi, lo metto a posto io quel maglione. Oh sì, certo, grazie mille. Ah, oh, Pompon, guarda cosa hai combinato. Sei un animaletto veramente dispettoso. Buongiorno, signore. Oh, è lei, reverendo. Credi sia stato prudente alzarsi? Sì, mi sento molto meglio ed è una splendida giornata. E ho intenzione di darmi un po' da fare anch'io con tutto questo lavoro. Non si deve stancare, reverendo. Non si preoccupi, Mrs. White. Voglio solo distrarmi un po', ma le prometto di non strafare. Poliana, darei tu una mano a queste signore, vero? Certamente, papino. D'accordo, a più tardi. Mr. White, mi scusi se l'ho fatto aspettare, grazie di essere venuto. Qual è la cosa così importante di cui voleva parlarmi? Prima la prego, si accomodi. Ecco, avrei un grosso favore da chiederle, Mr. White. Ah, va bene, mi dica pure. Mr. White, se dovesse accadermi il peggio... Andiamo, non lo dica neppure, reverendo. Lei sta molto meglio adesso. Sì, certo, si può dire che la crisi sia passata, però... E questo è un buon segno, non crede, reverendo? Ha sentito anche lei cosa ha detto il dottor Harry. Purtroppo, se dovesse sopravvenire un'altra crisi, potrebbe essermi fatale. E per quanto mi riguarda, devo considerare anche questa evenienza. E quindi, ciò di cui volevo parlarle riguarda mia figlia Poliana. Cosa? Già. Mr. White, se mi dovesse accadere qualcosa, vorrei che lei si rivolgesse al segretario generale della nostra chiesa. Solo allora lui le rivelerà quali sono i piani per il futuro di Poliana. I piani per il suo futuro? Già. E questa è l'unica cosa che possa fare per la mia bambina, ma ho bisogno del suo aiuto. Ma certo, ci può contare. Vede, lei è l'unica persona a cui potevo chiedere questo favore. E sono grato che abbia accettato. Stia pure tranquillo. La ringrazio. Oh, ma non così, Pompon! Oh. Per favore, Poliana, puoi venire ad aiutarmi? Ma certo! Oh, che amore di vestitino! Chissà come ti starebbe bene, Poliana! Oh. Ma che abitino delizioso! E Poliana potrebbe indossarlo la domenica, vero? Perché non lo provi, cara? Vediamo come ti sta. Va bene. Neanche per sogno, Poliana. Per quale motivo non vuoi farglielo indossare? Perché il nero non mi sembra il colore più indicato per una bambina. È che proprio non sopporto l'idea di vedere una persona così giovane vestita di nero. Non capisco, io non ci trovo nulla di male. Va bene, Poliana, se davvero quel vestito ti piace, nessuno ti proibisce di portarlo. Va bene. Insomma, Mrs. White, lei sta confondendo la piccina. È così difficile trovare vestitini da bambino nei pacchi dono. Non capisco perché debba negarle questo. Deve scusarmi, Mrs. Gray, non avrei voluto reagire così, mi creda. Mi sembra così inopportuno che Poliana si vesta di nero mentre suo padre versa in quelle condizioni. Zia Molly, senti una cosa. Dimmi pure, cara. Ti sei inquietata così per colpa mia, non è vero? Mi dispiace molto, zia Molly.
Io non avrei voluto che ciò accadesse, perché so benissimo che poi è difficile riprendersi. Ma se conoscessi una formula magica per far tornare il buon umore, ti assicuro che la userei. Lo sai, ci sei riuscita, Pollyanna. Puoi star certa che le tue parole mi hanno risollevato il morale. Ah, sul serio? Evviva, sono davvero felice. Sono davvero felice. Sono sicura che mi sbagliavo riguardo a quel vestito. E coraggio, Pollyanna. Adesso mettiamoci subito al lavoro. D'accordo. Venite, presto. Il reverendo si sente male. Oh. Com'è possibile? Ma perché? Che cosa possiamo fare? Bisogna chiamare il medico. Io vado a cercare il dottor Harry. Voi occupatevi del pastore. Oh, mio Dio. Subito il medico. Non puoi stare male. Papà! Papà, papà, sono io. Ti prego, fatti coraggio, papà. È passato. Ascoltami, Pollyanna, c'è una cosa di cui devo assolutamente parlarti. Reverendo, non faccia sforzi, stia tranquillo. Si tratta di una cosa molto importante. È indispensabile che ne parli a Pollyanna. D'accordo. Oh, Pollyanna, dimmi una cosa, cara. Ricordi quando cercasti conforto attraverso la lettura di alcuni passi della Bibbia? Certo, avevo solo 4 anni allora. Accadde subito dopo la morte di tua madre. Oh, papà! Va tutto bene adesso. Fu dopo la morte di tua madre quando noi due dovemmo imparare a vivere in quell'enorme solitudine nel ricordo della persona che amavamo. Fu allora che la Bibbia ci aiutò insegnandoci parole come speranza e coraggio, ma soprattutto serenità e gioia di vivere. Fu molto importante. Ricordi, Pollyanna. Il giusto è sempre sereno e gli trae gioia da Dio. Ecco, le altre due. Con queste sono 98 e 99. L'uomo retto può gioire e il Signore è con lui. Ancora la parola gioire. Siamo a 100. Anche se eri così piccola, ti rendesti subito conto di quante volte nella Bibbia si facesse riferimento alla gioia. Nella Bibbia la parola gioia è nominata 800 volte, le ho contate tutte! Adesso ti prendo, oppla! Ascolta, Pollyanna, Dio ci dice per ben 800 volte di essere felici e di gioire. Questo perché Lui vuole che affrontiamo la vita con serenità, qualunque cosa ci capiti. Perciò bisogna imparare a trarre gioia non soltanto dalla Bibbia, ma da tutto ciò che ci circonda, capisci? Così facendo potrei dire, sono felice, qualsiasi cosa tu stia guardando. E scoprirai che ci sono tantissime altre cose nella vita per cui gioire, oltre ai tuoi genitori. Hai capito bene, Pollyanna? Capito. Sì, Pollyanna, da allora hai saputo scoprire la gioia di vivere e apprezzare moltissime cose. Anche per questo mi hai reso felice e orgoglioso di te. Quello che ti chiedo ora è di comportarti sempre così e di non scordare il segreto della felicità. Sono certo che la troverai, apprezzando cose nuove con le quali non sei ancora venuta a contatto nella tua vita e sarai sempre pronta a scoprirne la bellezza. Devi cercare sempre la felicità, Pollyanna, e scoprirai di sentirti meglio, rendendo sereno anche chi ti vive accanto. Mi scusi, Mrs. White, potrebbe darmi un bicchiere d'acqua fresca, per favore? Ma certo! Vado a prendertelo io, papà! Pollyanna, è già qui l'acqua! Ma zia Molly, quest'acqua non è abbastanza fresca! Vado a prendere quella del pozzo, è migliore! Reverendo John, si faccia coraggio! Oh, no, capisco perché il dottore ci impieghi tanto! Pollyanna, Pollyanna. Ascolti, Mrs. White. Sì. La prego, si prenda cura di mia figlia Pollyanna. Ecco l'acqua fresca, papà. Papà! Papà, che ti succede, papà? Papà!
Sento che il Signore mi sta chiamando accanto a sé. Sento la sua voce. No, no, non voglio, ti prego, papà, non andartene, no. Polianna, mia povera, cara, dolce Polianna, i miei occhi non ti vedono più, Polianna. Ricerca sempre la felicità, Polianna. Ricorda sempre la serenità. Non posso, non senza di te, papà. Non potrò più essere felice. Resta con me, non andartene, ti prego. Papà.